Un'altra cosa che mi rende molto felice e anche grata è il fatto di poterla fare qui, questo incontro, proprio perché io dopo l'università mi ero un po' disinnamorata della psicologia, avevo un'idea di una psicologia fruibile, che possa essere utilizzata dalle persone, e quello che avevo trovato invece era un altro livello di psicologia. Quando ho incontrato l'Istituto e Adler ho ritrovato proprio quella dimensione lì, quindi essere qua insieme in una birra a parlare di un tema come quello del conflitto non può che appunto rendermi molto felice. Io l'ho pensato da quando mi è stato detto: il primo incontro lo farai tu e lo farai sul conflitto insieme a alcuni ospiti, io dico solo i nomi, poi vi presentate voi, hanno alcune diciture un po' difficili, non vorrei sbagliarle subito. Quindi abbiamo Sara Caruana, presente, Andrea Merli e Marco Rubato, grazie. Quindi ho pensato a questo incontro, ho pensato a cosa trattare, come impostarlo, e poi mi sono detta: va bene, tu ti sei fatta delle idee, adesso mettile da parte e prova a vedere che cosa succede. Se abbiamo detto che l'obiettivo è quello di incontrarsi per dialogare, io ho più voglia di dialogare con voi che non di dirvi tutte le teorie del conflitto interno, esterno e così via. Parto quindi proprio dalle parole della dottoressa Di Summa. Tre me ne sono segnata mentre parlava. La prima è solitudine, la seconda è limite e la terza è cooperazione. E ho ritrovato, riassunte in queste tre parole, tutte le riflessioni che mi sono fatta su che cosa sia il conflitto. Perché io penso che se chiedessi o chiedessi a voi di pensare a una situazione di conflitto, ditemi di sì, vi prego, molto probabilmente la tendenza ad andare a recuperare una situazione di scontro, cioè in cui due energie, due, diciamo così, due vettori, se li dovessimo rappresentare da un punto di vista fisico, vanno in direzioni opposte e quindi portano alla tendenza alla separazione. Ora, la solitudine di per sé è una posizione unica, cioè non riesco a individuare due tendenze all'interno di una solitudine, ma in qualche modo una monade raccolta dentro se stessa. Il limite, perché? Perché di solito nel conflitto, essendoci due posizioni contrastanti, è come se ci fosse un po' una lotta, in cui ciascuna posizione pensa di avere ragione, cioè di essere assolutamente perfetta. Non c'è la percezione che la mia posizione rispetto alla tua, o due forze che si muovono dentro di me, dicono all'altra: sì, io la penso così, però forse effettivamente alcune delle cose che porti tu potrebbero essere di valore. No, la mia è l'unica che conta. E poi c'è la cooperazione, che vedo invece come la possibilità, da un punto di vista dello sfruttare la funzione dialogica del conflitto. Perché se io ho due posizioni, vuol dire che c'è la possibilità di un dialogo, vuol dire che c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che penso io. Allora, forse il rimettere all'interno di un significato più grande della mia individualità, della mia solitudine, delle mie ferite o di quello che genera il conflitto, sta proprio nel concetto di cooperazione, che ha a che fare con la risoluzione del conflitto. A me colpisce sempre un po' che quando ci sono delle storie condivise, come la mia all'interno dell'istituto, perché come vi dicevo è una ventina d'anni, alla fine quello che viene fuori richiama un po' tutto quello che è stato pensato prima che io questa sera sentissi le parole della dottoressa Di Summa. E oltretutto io ero andata a prenderle da un antropologo sudafricano che con l'istituto penso non abbia avuto niente a che fare. Vi leggo solo alcune cose di quello che questa scuola, che si chiama la scuola di Manchester, che ad un certo punto si è differenziata da tutti gli altri antropologi che portavano avanti quello che comunque caratterizza anche noi esseri umani nelle nostre vite quotidiane, cioè una tendenza al mantenimento di uno stato, quello che si può chiamare un'omeostasi, quindi quando subentra qualcosa che destabilizza, la tendenza è quello di ricercare la stabilità. Noi psicologi di solito lo chiamiamo la resistenza al cambiamento, no? Quindi, ecco, lui che cos'è che dice? Cioè lui in realtà ha fatto i suoi studi nelle colonie sudafricane nel periodo in cui proprio c'era la colonizzazione, e quindi dice: la colonizzazione creava da un lato destabilizzazione e dall'altro conflitto, perché c'erano delle nuove etnie che arrivavano sul territorio radicato all'interno di una cultura.
Allora, lui parla di organismo, quindi da questo punto di vista prima abbiamo parlato di cooperazione. La cooperazione riguarda un sistema, quindi più elementi lavorano insieme in funzione del raggiungimento di un obiettivo, come corpo umano. Possiamo prendere i singoli organi, è chiaro che i singoli organi non è che si mettono a lottare, interessa che l'organismo nell'insieme funzioni. E lui ci dice, ciò che caratterizza una società sono in realtà delle forme di instabilità. Allora, scusate, solo un secondo. Allora, al contrario del suo maestro, che era un tale Brown, Max Blumann ci dice questo: l'equilibrio non è da rintracciare nell'interdipendenza dei fenomeni sociali, quanto nella loro conflittualità, aprendo così la porta all'analisi e allo studio del mutamento culturale. Il funzionamento di una società dipende da due forze opposte, funzionanti all'interno di un sistema in grado di autoregolarsi, attraverso continui fenomeni di rotture e di riaggiustamenti. Questo vuol dire che la dimensione conflittuale, che cosa fa? Si inserisce rompendo delle linee che collegano gli elementi, mantenute in un certo modo, e poi il sistema tende a riaggiustarle. Capite la potenzialità della dimensione conflittuale? Io non so se voi avete recuperato mentre parlavo qualche momento di conflittualità, o ve lo siete visualizzato. Se vi siete visualizzati, quando abbiamo la tendenza a cercare di mantenere una condizione anche da un punto di vista economico, perché siamo comunque dei corpi fisici ben complessi, ecco che il conflitto si inserisce proprio in questa possibilità di creare una dinamicità. Io credo che sia un po' in linea con quello che dopo, perché ho ricevuto anche il materiale da loro e quindi sia molto in linea con quello che loro mi dicono. Cosa? No, perché si può anche intervenire, cioè allo stesso modo non vorrei che io dovessi uscire di qua pensando di aver ragione, quindi mettetevi in una posizione conflittuale con me. Questo era solo ovviamente un cappello introduttivo per dirvi in quale modo noi cerchiamo di considerare il conflitto questa sera. Io mi inserirò poi man mano che loro parlano, adesso lascio comunque la parola, anche perché mi piacerebbe, dati i tempi, che si potesse anche discutere un po' tutti insieme, non solo di essere presentate delle cose, e poi magari vi interrompo, mi inserisco senza che dobbiate fare qualche arte marziale su di me, perché quando mi hanno detto che io dovevo fare la serata sul conflitto Aikido, è stata una barzelletta. Io ho fatto due lezioni di Aikido circa 6 o 7 anni fa. La prima è andata benissimo perché c'era il maestro di Aikido, la seconda il maestro non c'era ed è stato sostituito da un suo allievo, il quale entra e dice: qualcuno ha voglia, fa vedere un, non so dirla, c'è cioè qualcosa, e dice: qualcuno ha voglia di provare? Io, che sono un entusiasta, alzo la mano e dico: provo io. Ho provato e mi sono intricata al collo, non ho più fatto il chino, quindi mi è sembrato di molto giusto, perfetto. Se voi ci fosse da provare, la facoltà. Grazie.